Oggi siamo qui a Roma per la tappa italiana del Roadshow europeo sul Multifunctional Landscape. È una tappa molto importante. Come sapete, in Italia abbiamo un governo nuovo, un ministro dell'agricoltura nuovo che si sta occupando di questi temi all'ordine del giorno importantissimi come la riforma della politica agricola comunitaria. Questa è un'occasione importantissima per avere moltissimi rappresentanti delle istituzioni. Ho potuto conoscere a fondo le implicazioni pratiche, i benefici pratici del nostro progetto e quindi speriamo lo possano tenere in considerazione per i nuovi piani di sviluppo rurale che a breve andranno a definire. Really about finding integrated solutions, and this is where we as Syngenta feel that we can make a contribution by offering services to farmers that help them to master the challenge about the greening and retain farm profitability. Qual è la sfida dell'agricoltura mondiale? Che sfida ci attende da qui ai prossimi anni in cui siamo già inseriti? Innanzitutto sappiamo benissimo che c'è un incremento di domanda di cibo. Questa è associata al contempo al fatto che i terreni e in generale le risorse, quali ad esempio l'acqua, sono limitate. Quindi la sfida, assumendo qual è? È quella di riuscire a produrre di più con meno risorse a noi disponibili. Questo è possibile grazie, o meglio, sarà possibile nel momento in cui avremo accesso a tecnologie, a formazione, ma anche accesso al mercato facilitato. Well, this roadshow is quite useful because it allows us to discuss with six different countries the output of the greening. So it's a way to consider how we can conciliate the interests of intensive farming, productivity and keep the right environmental balance in the fields. And this is exactly what we are considering in the framework of the reform of the CAP, saying that the reform of the CAP is initiating a new tool, which are the ecological focus area. And we are looking for the best output from the ecological focus area, and therefore we are also considering the potentiality of developing more pollinators network strips. So in fact there is at one hand an effort from the farmers, and at the other hand you have quite an increase of the yields in the field. So it's a win-win situation for society and for farmers.